Oggi è sabato, siamo qua fuori della Banca d'Alba con la presidente della fondazione della Banca d'Alba, Manuela Mattioda, per la consegna delle borse di studio a 5 ragazzi che si sono contraddistinti per i meriti appunto di studio. E come ogni anno, questo qua è il terzo anno che la fondazione ha deciso per questa iniziativa, portare avanti questa iniziativa, in quanto potrebbero essere molte, ma noi abbiamo cercato di puntare più su quelle che possono essere le aspettative dei giovani, giovani che ovviamente fanno parte del territorio, il territorio che interessa quindi la Banca d'Alba, e la fondazione è nata per portare avanti iniziative e noi abbiamo fatto questa scelta. Quindi sono 5 giovani che si sono contraddistinti per quanto riguarda il risultato nell'ambito del diploma e per quanto riguarda la possibilità di proseguire i loro studi in campo universitario. Il comitato ha quindi vagliato tutte le candidature e ha fatto queste scelte, che ovviamente erano dettate anche da motivazioni familiari eccetera, per cui oggi siamo contenti e siamo lieti di aver potuto consegnare questi assegni da 1000 euro cada uno, che possono aiutare questi giovani nell'ambito dell'acquisto dei libri o le varie spese che insomma possono incontrare le famiglie durante il proseguo di questi anni accademici, perché come sempre gli studi comportano spese e le famiglie in questi momenti hanno necessità di poter avere il minimo aiuto. La fondazione ha deciso quindi di portare avanti questa iniziativa, adesso vedremo i prossimi anni, questo qua come dico è il terzo anno, vedremo i prossimi anni se portare avanti questa iniziativa o buttarci su altre, dipende anche un po' da quelle che possono essere le richieste del territorio, se noi ci rendiamo conto che nel territorio possono subentrare altre esigenze, cerchiamo di per quel poco che possiamo venire incontro a questo.